succede con i clienti, io gli racconto delle cose, poi loro alla sua volta successiva tornano e mi dice: guarda, c'avevi ragione perché sono andata su internet, ho trovato questo, 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 era vero, perché e si sono documentati. Però gli ho stimolato la curiosità. Abbiamo dei mezzi importanti adesso? Internet? C'è tanta spazzatura, cerchiamo le cose che ci possono essere utili da poter lavorare nel quotidiano. Per noi e magari per chi ci sta vicino, perché no? Quindi è importante che cosa? Un'alimentazione equilibrata. Abbiamo visto che è capitato di vedere la nuova piramide alimentare? È stata fatta una nuova piramide, è stata aggiunta la parte delle attività motorie, fondamentali. Sono stati cambiati anche l'ordine degli alimenti che noi dobbiamo inserire nel nostro quotidiano. Importantissimo è l'acqua, che molti di noi si dimenticano. Addirittura io molte volte ai miei clienti cosa devo fare per rieducarli a bere, inserire qualcosa che sia gradevole perché gli dà l'impugnanza a bere acqua. Immaginiamo che siamo fatti 65-70% di acqua e non riescono a bere. E allora metti dentro un pochettino di qualcosa dolce, una spremuta d'arancio, qualcosa che gli dà la possibilità di dire ok, iniziamo a bere. Perché gli dà proprio fastidio. Molti danno di stomaco riuscire a bere un bicchiere d'acqua.